Programma è offerto da la Fondazione Maria Guarino Amorollus. Si interessa di ricerca e terapia nelle malattie croniche ed oncologiche con ossigeno-zonoterapia. In ambito oncologico l'ossigeno-zono è una terapia integrativa adiuvante alla chemio, all'immuno, alla radioterapia, potenzia l'effetto dei farmaci e ne riduce gli effetti collaterali, migliora la qualità di vita e dà una dignità a chi oggi non ce l'ha. Grazie ai medici volontari della Fondazione presenti su tutto il territorio nazionale che gratuitamente prestano la loro professionalità. Tutto ciò è possibile grazie alla ricerca. Aiutaci ad aiutarti, sostieni la ricerca, dona il tuo 5 per 1000. Da soli non siamo niente, ma uniti si può. www.amorollus.com. Noi ci siamo e tu? Dopo il successo di Bologna e la chiusura della prima fase sul progetto di ricerca Pancreas Ossigeno Zono Cannabis e Melatonina dedicato a Claudio Michele grazie a Ivan Nabissi, iniziamo fundraising sul glioblastoma ossigeno ozonoterapia cannabis boswellia e melatonina dedicato a Stefano e Rocco. Aiutaci ad aiutarti. Sostieni la ricerca con una piccola donazione. Puoi restituire speranza a chi soffre. Vieni a Pozzuoli, Pendio San Giuseppe numero 1 e ritira il tuo panettone. Aiutaci ad aiutare. Uniti si può. www.amorollus.com. Cuore di Sfogliatella. Siamo a Napoli in via Corso Novara 1EF e a Napoli piazza Garibaldi 93-94. Telefono 081-285-685. Cuore di Sfogliatella @gmail.com. Bentornati, l'incontro riparte questa sera alla prima puntata, studio nuovo, ospiti nuovi, quasi tutto nuovo tranne io e la straordinaria Sara Barone che conduce insieme a me questa quarta edizione dell'incontro. Sara, buonasera. Buonasera a te Sergio e buonasera ai nostri telespettatori. Noi, che dire, come diceva Sergio, siamo veramente orgogliosi perché possiamo inaugurare finalmente la quarta edizione dell'incontro e un grazie va particolarmente ai nostri sponsor, ai nostri telespettatori, a voi da casa che ormai ci seguite da quattro edizioni e soprattutto un grazie a Sergio che veramente è grazie a lui se oggi siamo qui alla quarta edizione e possiamo inaugurarla. Dunque, non voglio togliere tempo alla trasmissione perché veramente la puntata di oggi riflette un tema veramente caldissimo per noi napoletani, ma voglio innanzitutto ricordarvi che l'incontro è una trasmissione televisiva realizzata in collaborazione con Ager Campanus e con la testata giornalistica Napoli News Magazine Panorami. Vi ricordo che siete voi i protagonisti da casa, quindi potete sempre intervenire durante la diretta utilizzando il numero oppure il numero in sovraimpressione oppure utilizzando la diretta di Facebook, quindi lasciandoci un commento. E dunque noi vi aspettiamo e tematica di questa sera, come dicevo, veramente un tema molto caldo per noi napoletani, un tema che noi abbiamo veramente a cuore. Ovviamente sto parlando di sport, di calcio, parleremo della questione del VAR, di un possibile post Ancelotti, parleremo di casa Napoli in linea generale e lo faremo con i nostri ospiti che sto subito a presentarvi, partendo da Enzo Aiardi, giornalista e consulente per comunicazione e eventi presso Nicura. Buonasera, buonasera amici.
Antonello Giannetti, giornalista, editore e direttore di testate giornalistiche. Buonasera a tutti, bentrovati. Massimo Sparnelli, giornalista, direttore editoriale di E Azzurro. Buonasera, buonasera. Massimo Iaquinangelo, redattore capo presso Istituzioni 24. Buonasera, grazie per l'invito. E Gennaro Falco, procuratore. Buonasera, grazie per l'invito. Dunque non mi resta che lasciare di nuovo la parola a te, Sergio. Grazie. Grazie a te, grazie agli ospiti, grazie a voi da casa. Partiamo immediatamente facendo un primo giro di domande. Partiamo da te, Enzo, proprio per rispettare anche un attimino la cerchia, diciamo così. Casa Napoli, prima di parlare del bar. Specialità, pensavo io. Allora dovrei parlare solo io, sono il più vecchio. Grazie. Allora, no, volevo dire, Casa Napoli, noi non vogliamo parlare di ammutinamento, di ammutinati, ma vogliamo parlare di quello che è accaduto dopo, che sta accadendo. Domenica il Napoli ha incontrato il Milan, una partita, una prestazione discreta, non eccezionale, ma sicuramente sopra le corde rispetto a quello che era accaduto. Allora, in sintesi, sì, una prestazione discreta, ma non è quello che serviva. Serviva vedere una reazione forte, che avremmo dovuto vedere probabilmente anche dopo i fatti di Napoli-Atalanta, e una reazione dove si doveva vedere il carattere, il piglio della squadra in campo, quindi con la reazione nel gioco, nell'intensità di gioco, e non come invece è accaduto fuori dal campo con la reazione, secondo me, scellerata di non voler andare in ritiro. Quindi non parliamo di ammutinamento, però un bilancio di come, ecco, quella grinta, quella determinazione, motivo per il quale era stato preso Ancelotti post Sarri, ed era una scelta, per carità, perfetta, però poi non c'è stata questa reazione, non si è visto questo valore aggiunto che Ancelotti doveva portare. Nessuno chiaramente mette in dubbio il suo valore, però probabilmente allenatori come Ancelotti, titolati che hanno vinto con i campioni, non sono gli allenatori giusti per l'ambiente del Napoli o per la squadra del Napoli, per come negli anni è stata organizzata. Perfetto, sì, diciamo che sono più o meno d'accordo su tutto il panorama, su tutto quello che dicevi, tranne che è mancato il cuore, perché il Napoli è innanzitutto cuore, anima, è un Napoli a cui manca probabilmente un'identità. Ma guarda, Sergio, buonasera di nuovo a tutti intanto, mi scuso per la qualità della voce ma sono un po' influenzato. È una squadra spenta il Napoli in questo momento, è una squadra che fa fatica a giocare, fa fatica ad avere un'identità, come dicevi tu, fa fatica ad avere un'idea anche di gioco, fa fatica ad essere anche cattiva in campo. Io dico che il Napoli, insomma, non è riuscito a vincere con squadre come Spal, Torino, il Genk, la Roma, l'Atalanta, il Milan, il Genoa. Con tutto il rispetto, sono squadre sicuramente molto meno forti degli azzurri. E questo ti fa capire che i valori tecnici in questo momento non sono più prioritari. Ma la squadra è una squadra che in questo momento ha una crisi di involuzione pazzesca, una crisi dalla quale però deve uscire, perché intanto ci sono delle gare importanti come quella là con il Liverpool, che diciamo potrebbe segnare in qualche maniera anche il percorso futuro, ma soprattutto perché la zona Champions, che ricordiamo essere, al di là delle dichiarazioni ottimistiche di inizio anno, scudetti, abbiamo preso la mira, la Juve e quant'altro, la qualificazione alla prossima Champions è un obiettivo prioritario per la società, senza del quale chiaramente si potrà assistere anche a un ridimensionamento. Il Napoli ha tutte le carte in regola per poter recuperare posizioni, però deve giocare a calcio, cosa che questi ultimi mesi sinceramente non ha fatto. Perfetto. Invece Massimo, diamo un po' di ottimismo a questo pessimismo, sì, iniziale di Agliardi e Giannè. Scusa, non è pessimismo, è una constatazione di quello che stiamo vedendo. Sì, però perché alla fine io faccio altre valutazioni. Queste sono giuste perché comunque poi alla fine sono i numeri che contano nella vita in generale. Quindi i numeri dicono che Napoli non è che sta giocando in maniera efficace. Non direi però che non ci sono le possibilità e le capacità tecniche e anche tattiche, perché abbiamo sia grandi calciatori e abbiamo sia un grande allenatore. Quindi tecniche e tattiche ci sono le possibilità di poter migliorare questa situazione. Se noi già analizziamo la partita col Genoa e la partita col Milan, già c'è stato un miglioramento. C'è stato un miglioramento anche che... Intendi in una fase catastrofica? In una fase catastrofica già ci sono, e quando tu vieni dall'influenza, diciamo così, è già invece di una febbre a 39, adesso c'è stata a 36. Cioè in effetti piano piano si sta migliorando, perché se noi vediamo la partita col Genoa, vediamo la partita a Milano, il Napoli già
anche verso la fine, perché non ci dimentichiamo, con anche un cambio di modulo è passato al 4-4-2, negli ultimi minuti è passato al 4-3-3, il Napoli continuava ad attaccare, quindi fisicamente il Napoli c'è. È un discorso mentale, dopo tutto quello che è successo, giustamente non si può parlare, cioè dobbiamo anche parlare purtroppo di quello che è successo nel passato, cioè di questo fatto che la squadra non è voluta andare vivitivo. Quindi piano piano, quando uno ha un'influenza, diciamo, non è una brutta malattia, piano piano le cose si possono risolvere. Quindi io sono molto fiducioso invece in questo Napoli, perché invece io noto sia dalla parte della città, opinionisti, anche colleghi, sono invece molto pessimisti. E cercano poi in ogni caso di trovare dei colpevoli. I colpevoli non si cercano mai quasi a inizio campionato, diciamo, non dico a metà, a inizio campionato. I colpevoli si trovano a fine campionato. Quindi io dobbiamo tutti quanti cercare di essere un po' più uniti e di cercare di trovare le soluzioni. Le soluzioni, l'unico in questo momento che le può trovare è Carlo Ancelotti insieme a De Laurentiis. Così, con, io sono convinto, ma lo so anche per certo, che il presidente sta tornando dagli Stati Uniti, ci sarà un incontro chiarificatore fra la squadra, Ancelotti e il presidente. Massimo, io su questa cosa però mi devi consentire una cosa, una domanda. Il presidente, diciamo che materialmente è arrivato perché sono arrivate le sanzioni, un po' anche per rispettare la scadenza dei termini, altrimenti non avrebbe potuto più elevarle. Sanzioni giuste, poi non so come. Assolutamente sì, perché il datore di lavoro, perché poi alla fine ADL è un datore di lavoro, e loro sono, i calciatori sono dipendenti. C'è un grossissimo divario delle quote, e non ho ben capito sulla base o sulla scorta di quale valutazione sia stata fatta questa valutazione. Marquit fortunatamente non ha partecipato a nulla, quindi è l'unico dei 25 che non ha ricevuto la raccomandata. Il più mazzoliato è Allan, che perde quasi la metà dello stipendio. Ma quindi, guarda, io non so tecnicamente perché ci vogliono gli avvocati, ti dico solamente che comunque se tu, analizziamo le multe che prendono i calciatori, dobbiamo vedere anche gli ingaggi che prendono i calciatori. Certo. Alla fine, perché altrimenti non si fa informazione, infatti io che collaboro anche con Napoli Quotidiano Gratuito, probabilmente domani, se non dopodomani, usciamo. Te lo leggo tra le altre cose. Ah, grazie. Usciamo in effetti anche con gli ingaggi, perché se poi dopo analizziamo, parliamo di Koulibaly 6 milioni, Insigne 4,9, Mertens 4,8, Caleon 3 milioni, cioè voglio dire, non è che questi guadagnano poco, attenzione, si sono assunti la responsabilità nel momento in cui non hanno accettato un regolamento, sapevano anche di prendere un verbale, una multa, quindi questo è tutto nella normalità delle cose. Se poi qualcuno dice no, ma poi alla fine la squadra, io ti dico, ci sarà un incontro, però è una situazione che andava fatta, quella di fare la multa ai giocatori, è una situazione di qua. Poi dopo, mica attualmente adesso giù subito devono pagare, quindi poi dopo si vedrà. Chiedo scusa, abbiamo una chiamata da casa. Pronto? Pronto, buonasera, sono Andrea da Caserta. Buonasera Andrea. Stasera ho salvato il Napoli. Sulla parola mia, ho salvato il Napoli. Il Napoli è malato e io sono stato il medico incurato, l'ho salvato. Voglio fare una domanda al signor Spaninello, poi pensate, mi conosco bene. Signor Spaninello, mi guardi un po'? Sì. Eccoci qua. La sentiamo, la sentiamo. La guerra, lei mi dice, dopo io lo conosco da una vita, conosco a Gallo, io sono di casa, non voglio essere un po' su questo su. Ho salvato questo Napoli, io sono due notti che non dormo. Chi lo dice? I giocatori si hanno messo contro il Napoli, non mi interessa, la guerra non porta da nessuna parte. Lei mi deve ascoltare attentamente. Veloce. Prende tutta la mia responsabilità. In Napoli, la prima cosa, le multe in questo momento bisogna fermare e dobbiamo portare entro il 24 di dicembre. Qua ci siamo fino a qua e andiamo a giocare con Liverpool senza togliere i soldi sullo stipendio. Provvisoriamente, è una cosa provvisoria. L'articolo abitaggi sono tutti, non è mio. Ma che deve fare questo Napoli? E lo dico io. Solo questo può salvare il Napoli. Quali giocatori ci stanno? 25 giocatori, 26 giocatori, si prendono tutti i 26 procuratori. Procuratore del portiere, secondo portiere, terzo portiere, quarto portiere. Viene alla domanda, Giuseppe. Sì, voglio dire questo, poi chiudo. Andrea, scusa. Si mette attorno a un tavolo e si discute. Voglio dire l'ultima cosa. Ma dove sta questo direttore generale Giunti che non ha detto una parola? Non è un direttore generale. Aspetta,
fatto una tua tipo sì. Forza Napoli, guai che mi sempre, tocco questa maglia. Sempre Forza Napoli. Allora, non è un direttore generale, grazie, questo voglio dire, Giuntoli. E alla fine io sono pienamente d'accordo con te. No, sulle multe bisogna fare, perché altrimenti i termini non c'erano. Poi dopo si discute, no? È una cosa che ho detto, probabilmente ci sarà un incontro fra la squadra e il presidente, e poi dopo si può anche ragionare su questo. Ma le multe andavano fatte, perché altrimenti poi dopo non si potevano fare più. Quindi il discorso, ma i giocatori sapevano, perché nel momento in cui i calciatori non si sono presentati e non sono andati più, lo sapevano che potevano essere sanzionati. Giuntoli non è un direttore generale. Quello io, tra tante accuse, secondo me sbagliate, che si fanno a De Laurentiis, una sola si può fare, quello di creare una struttura per quanto concerne l'aspetto te. Quindi il famoso direttore generale per Paolo Marino, ahimè, che mi ha scelto a me per 6 anni nel calcio Napoli all'interno dell'ufficio stampa, quindi so benissimo il valore di Pierpaolo Pamino. Perfetto. Allora, io nel frattempo sto raccogliendo qualche commento. Sì, dai nostri, passiamo da un Massimo all'altro. Massimo più tranquillo. Non tanto, lui è Peperino invece. Allora, invece Massimo, noi ritorniamo un attimo sul pallone. Sì. Parliamo però di pallone adesso, perdonami. Massimo, prima, il Massimo che ti ha preceduto ha parlato di modulo. A me pare, e se la memoria non mi inganna, correggetemi se sbaglio, che ne siano stati provati perlomeno 14, se ricordo bene, 14-15 moduli diversi. E quindi qual è il Napoli che dobbiamo cominciare ad amare? Al di là della maglia che va amata a prescindere, voglio dire. Purtroppo quest'anno il Napoli, come diceva anche Enzo Agliardi, Ancelotti non è riuscito a dare quel suo incipit alla squadra. Questo continuo cambio moduli non fa altro che creare confusione anche agli stessi giocatori, che una partita si trovano a giocare in un ruolo, in un'altra partita si trovano a giocare in un altro ruolo. Il posizionamento è il nuovo calcio del futuro, questo non è, sì, non è sì, però, qualcosa. Però questo poi può comportare questi risultati. Altre pure, cioè, non è che... Purtroppo il Napoli non è il Manchester City. No, ma io voglio sottolineare che non è una cosa inventata, non è una cosa così. Sì, però è una non cosa è... che esiste, c'è il esiste, cioè, ma... sì, però non è da Napoli. Allora, infatti gli allenatori internazionali, sia come Benitez che come Ancelotti, non hanno portato i risultati a Napoli come Sarri o Mazzarri, che sono stati un po' più incisivi, manovali. Hanno dato una manovali che hanno dato una forma alla squadra. Sì, è l'unico che ha portato dei trofei. Sì, vabbè, ha vinto 2 trofei, però comunque in campionato non dava tutta questa... Ma in campionato, un'altra cosa, ma non è che voglio per forza difendere il campionato. Da 8 anni vince la Juve, non ha vinto il Milan, non ha vinto la Roma, non ha vinto la Lazio, non ha vinto l'Inter. Questo è dato per... Sì. E il Napoli è arrivato per 8 anni consecutivi 3 volte al secondo posto, quindi diciamo, sì. Cioè, è una quella che sta questo è un altro concetto. Questo è un altro concetto per la Juve. Lo stesso Benitez, Mazzarri, sì, e Sarri. Però la Juve ha un altro... E anche Ancelotti. Calmerei un attimo gli animi, andiamo perché... un secondino in pubblicità e torniamo subito. La Fondazione Maria Guarino Amorollus si interessa di ricerca e terapia nelle malattie croniche ed oncologiche con ossigeno-zonoterapia. In ambito oncologico l'ossigeno-zono è una terapia integrativa adiuvante alla chemio, all'immuno, alla radioterapia, potenzia l'effetto dei farmaci e ne riduce gli effetti collaterali, migliora la qualità di vita e dà una dignità a chi oggi non ce l'ha. Grazie ai medici volontari della Fondazione presenti su tutto il territorio nazionale che gratuitamente prestano la loro professionalità. Tutto ciò è possibile grazie alla ricerca. Aiutaci ad aiutarti, sostieni la ricerca, dona il tuo 5 per 1000. Da soli non siamo niente, ma uniti si può. www.amorollus.com. Noi ci siamo, e tu? Dopo il successo di Bologna e la chiusura della prima fase sul progetto di ricerca Pancreas Ossigeno Zono Cannabis e Melatonina, dedicato a Claudio Michele grazie a Ivan Nabissi, iniziamo fundraising sul glioblastoma, ossigeno ozonoterapia, cannabis boswellia e melatonina, dedicato a Stefano e Rocco. Aiutaci ad aiutarti.
Sostieni la ricerca con una piccola donazione. Puoi restituire speranze a chi soffre. Vieni a Pozzuoli, Pendio San Giuseppe numero 1 e ritira il tuo panettone. Aiutaci ad aiutare. Uniti si può. www.amorollus.com. Cuore di Sfogliatella. Siamo a Napoli in via Corso Novara 1EF e a Napoli piazza Garibaldi 93-94. Telefono 081-285-685. Cuore di Sfogliatella @gmail.com. Eccoci qua di nuovo in studio, completa Massimo il tuo intervento, sì, dopodiché stanno due domande dal web. Dicevo, vabbè, la Juve purtroppo è sempre favorita da errori arbitrali, quindi questo è un caso a parte che noi già abbiamo discusso ampiamente l'anno scorso e purtroppo la cosa si ripresenta, ma credo che dopo parleremo di VAR, sì. Nel secondo VAR. Io volevo soltanto sottolineare una cosa che per quanto riguarda l'ammutinamento e l'altro, allora lo sport ha come obiettivo quello di educare al rispetto delle regole e quindi automaticamente se i calciatori hanno avuto questo atto di insubordinazione è giusto che vengano puniti. Sanzionati. Perfetto, c'era una domanda da casa. Passare, sì, Antonello Giannetti, mi chiedono specificamente di lei. Mi parlava prima di Milan-Napoli che si è tenuta lo scorso sabato un 2-2 in cui al 31esimo 1-1, sì, un pareggio, al 31esimo calcio di punizione per il Milan, fallo di Lozano su Hernandez, una manata in faccia che avrebbe meritato molto probabilmente il cartellino giallo. Sinceramente non me lo ricordo questo episodio, io stavo allo stadio a Milano, però in tribuna stampa è molto è molto alto quindi sinceramente dico la verità, non l'ho visto, ma se non ho motivo di dubitare di quello che dice il nostro amico da casa, è chiaro che un intervento del genere è sicuramente meritevole di una sanzione da parte dell'arbitro. Io però sinceramente dico la verità, non l'ho visto, non lo posso dire perché la tribuna stampa a Milano è molto alta, quindi ero messo in posizione anche un po', diciamo, decentrata. Quindi poi ce n'è una molto articolata, sì, per Massimo Sparnelli, una vera e propria storia. È una storia che hanno fatto, Massimo, perché hanno sentito la tua ringa straordinaria, tra l'altro. Sì. Vai. Allora, a gennaio 2011 eravamo secondi, a meno 2 dal Milan. Sì. I rossoneri comprano Cassano, Emanuelson e Van Bommel. Il Pappone risponde con Ruiz e Mascara. Noi ci chiediamo scusa, noi leggiamo fedelmente quello che viene. Non è farina del nostro sacco. Per l'amore. Anzi, omettilo, se stanno queste cose omettile, perché noi non siamo d'accordo su questo. Continua. Gennaio 2013 eravamo secondi, a meno 2 dalla Juve e viene comprato Calaiò. Gennaio 2016, prima in classifica, più 2 dalla Juve e viene comprato Grassi e Regini. Gennaio 2018, prima in classifica, a più 1 sulla Juve e vengono presi due svincolati, il primo è Mascià, che sta visitando il Castel dell'Ovo, e il secondo è Milik, che sta a Mergellina. Gennaio 2019, il campionato è andato, ma l'Europa League è una possibilità. Però vendiamo Hamsik e diamo in prestito Rog, nessun acquisto a centrocampo. Gennaio 2020, è qui. Puntini infiniti, come si fa a non criticare un personaggio del genere? Mi dici come si chiama? Non mi ricordo, scusa. Rino. Cavo Pino. Allora, a fianco a me Massimo ha detto una cosa, ha detto la Juve. Perdonami. C'è un post scriptum. In 16 anni di presidenza, niente stadio. Prego. Allora, su questo ha ragione. Allora, proprio sull'ultima osservazione hai ragione, ma sulle altre, mi sembra che Massimo l'ha detto, 9 anni la Juve, io non l'ho detto. Come detto, la Juve... La Juve per errori arbitrali. Allora, mettiamoci in testa una cosa. Qua si dice che Napoli ha perso, gli hanno tolto uno scudetto 2 anni fa con Sarri. Tutti quanti i tifosi. Quindi della Juventus ha vinto, no?
perché tutti quanti, tutta l'Italia ha visto, per adesso non si sa ancora perché non ci sono le prove. Lui lo dice giustamente, non ci sono le prove, però c'è stato un Calciopoli tanti anni fa, può essere fra 10 anni abbiamo Calciopoli e abbiamo uno scudetto come ce l'ha l'Inter. Quindi attenzione, non è che non ha vinto niente, è la Juve che vince da 8 anni consecutivi, quindi tu potevi prendere anche Cristiano Ronaldo e non vincevi, forse questo ancora non vi è chiaro secondo me, oppure fate finta perché ce l'avete con De Laurentiis. Ma io non è che ho lavorato con De Laurentiis, ma cerco di avere una certa onestà intellettuale da un punto di vista professionale. Anche perché mi ricordo di Napoli, cioè, degli anni passati, di Vinazzani, Frappampina, Citterio, chi ne ha più ne mette, voglio dire, nel senso che io ho visto il Napoli in situazioni veramente scandalose. E allora voglio dire, il Napoli in 10 anni è stato sempre a dei certi livelli. Purtroppo non ha vinto, ma ha vinto solo la Juve. Perché finché avesse vinto il Milan, la Roma, la Lazio, allora diceva sì, il pappone non ha comprato, il pappone poteva comprare anche Cristiano Ronaldo. La famosa espulsione su Pjanic non arrivava lo stesso, eh? Questo ricordatevelo. Va benissimo. Io sono allora, in dissenso, quindi sì. Scusami Massimo, se posso. Sì, prego, prego. Prego. Perché no, presentiamolo però. Gennaro Falco, procuratore. Io voglio capire il presidente che guarda i bilanci, guarda la direzione che deve avere nei confronti dei calciatori e sono d'accordo con lui, con le multe che ha messo. Però bisogna anche, come dire, buttare il cuore al di là dell'ostacolo quando c'è bisogno e sono d'accordo con il nostro telespettatore, quando c'è da fare investimenti oltre il bilancio bisogna farli, ovvero nel mercato di gennaio, nell'anno in cui stavamo lì lì per giocarcela, se avesse investito di più, magari anche se non avessero dato il rigore a Pjanic, noi avremmo vinto lo stesso, perché quando c'è bisogno bisogna investire e non guardare il bilancio, e magari solo facendo così si può avremmo vincere. Potuto avere quel prima di andare sul tecnico, voglio farti una domanda, proprio un flash. Sì. Gennaio che succede? Compriamo? Gennaio io credo che da questo incontro che ci sarà, come diceva sicuramente Massimo, ci sarà, io credo che si dovranno disegnare un po' le strategie. Io penso che qualcosa a gennaio dovrà ricostruire, tu dici? Ma ricostruire a gennaio non è una cosa facile. È certo, in corso d'opera. Sempre detto di riparazioni, chi c'ha i buoni giocatori se li tiene. Non è facile dare via quelli bravi e trovarne di altrettanto bravi. I tempi non sono particolarmente lunghi. Però bisogna vedere la squadra che cosa farà, perché in queste prossime partite, cioè queste prossime partite, potranno disegnare la strategia che il Napoli adotterà a gennaio. Qualcosa per me il Napoli deve fare, però non c'è dubbio. Perfetto. Allora Enzo, noi abbiamo assistito a una conferenza formativa più che conferenza stampa dove Rocchi arringava un pochino tutti gli allenatori presenti. Abbiamo visto un Ancelotti molto arrabbiato. Rizzoli, scusami. Quindi un Ancelotti molto arrabbiato, molto inviperito quasi, dove ha veramente retarguito Rizzoli rispetto all'uso stravagante, singolare del VAR. Allora, io ti do una mia idea. Non vorrei parlare del singolo episodio di Rizzoli Ancelotti, vorrei parlare di questo momento che è stato proprio il simbolo di un anno e mezzo, di 2 anni, in cui il VAR ha rappresentato proprio l'ipocrisia di questo sistema, del campionato, di tante cose. Allora, il Gattopardo, no? Ricordiamo il film, tutto cambia affinché nulla cambi. Il VAR cos'è? Cosa doveva essere? Un amplificatore di regolarità. È diventato un amplificatore di irregolarità, perché sembra quella cosa che tu metti perché ti viene invocata per rasentare la perfezione, per fare in modo che non ci siano più gli errori degli arbitri, e poi in maniera chirurgica e scientifica viene applicato, non va bene alla Juve, il Napoli vince tutto, alla Juve non va bene, comincia a lamentarsi la Juve, viene disapplicato, viene ignorato. Se tu fai un sistema tecnologico, quindi oggettivo, che ti dovrebbe dare la regolarità di tutte le cose, e poi metti un protocollo, un sistema, un arbitro al VAR che invece decide quando usarlo e quando non usarlo, è la negazione stessa, proprio in termini, del motivo per cui tu invece metti il VAR. Quello a cui abbiamo quindi assistito, l'obbligatorietà con Napoli, sempre, sì, in qualsiasi caso. Perché altrimenti perché lo metti questo benedetto VAR? Lo metti per far sì che quello che sfugge all'uomo possa essere corretto dalla macchina. Corretto. Se tu poi autorizzi un uomo a non usarlo, e quindi neanche a dire come valuti le cose, proprio a non usarlo, perché
quello non ti chiama il controllo del VAR. Una regola, non hai una regola che ordina a qualcuno di vedere, non di dire cosa deve essere, di vedere, perché a Giacomelli, a Napoli, Atalanta, la gente non si è incazzata perché hai deciso quello che hai deciso e da un gol e da molto un rigore da un gol contro. Perché lui ha avuto quell'arroganza, quel senso di impunità, perché quello è un senso di impunità, di non andarlo neanche a vedere. Allora, come fai a dire che c'è un sistema tecnologico che ti deve dare regolarità quando un uomo diventa ancora più potente proprio avendo invece un meccanismo che dovrebbe invece come dire, renderlo meno importante? La Juve ha fatto lei il bello e il cattivo tempo sul VAR. Fin quando andava male alla Juve il VAR non si doveva usare, poi si doveva usare, ma come diceva lei, in Champions quando non si usava loro si incazzavano, quindi è stato un amplificatore di irregolarità e quindi è il simbolo dell'ipocrisia. Anche quello che è successo la partita dopo a Roma, la sospensione della partita per i rigori, cioè tutte quelle cose che sembrano fatte apposta per far vedere adesso comincio a fare la regolarità. Le sanzioni, i rigori, i gol, le espulsioni, le ammonizioni si devono fare in maniera afflittiva quando servono, non dopo per contentino quando non serve più. Le ammonizioni, se le dai al decimo minuto l'ammonizione, conta quasi quanto un'espulsione, perché impone al giocatore poi di dover stare tranquillo, di far andare via un gol che può diventare gol. Cioè, le cose vanno fatte, c'è un tempo, un momento, un luogo per fare le cose. Se tu le fai dopo, con un'ipocrisia di far vedere che le rendi regolari, è proprio l'arroganza, il senso proprio di onnipotenza, il delirio di onnipotenza. Quello che è successo col VAR è stato questo, Napoli-Atalanta, e anche la risposta di Rizzoli. Hai riconosciuto che in qualche modo deve andare, cacciami Giacomelli per 3-4 partite, cacciamelo fuori dal campionato. Io voglio invece fare arrabbiare un attimo il direttore Sparnelli. No. Direttore, tu prima hai detto per 8 anni ha vinto la Juve. Sì. Quanto lo dicono i fatti? No, perdonami. Quanto veramente ha vinto questa Juve senza il VAR, senza gli arbitri? Avrebbe vinto veramente quello che ha vinto? Assolutamente no, cioè, l'abbiamo detto tutti, cioè, minimo, io ti parlo minimo di 2 scudetti, sicuramente no, cioè, mi ricordo quello del Napoli di 2 anni fa, cioè, Napoli, voglio l'ultimo dire, di Sarri, l'ultimo di Sarri, quelli. Ma allora il cane generalmente morde lo scacciato, no? Si dice, è un detto, ma io dico anche per rispondere a Antonello, allora non ha vinto col Genoa, Ubico Veneto, cioè uno che alza la mano, Ubico Veneto, quindi 3 punti. Non ha vinto col Cagliari, altri 3 punti netti, cioè fallo netto su, diciamo così, 2 falli, 2 rigori c'erano col Cagliari. Non ha vinto con l'Atalanta. Cioè, quindi Napoli, ipoteticamente, che praticamente, ma no, la perché, legge per gli amici si interpreta e per i nemici si applica. Ma non solo, perché tu considera che il Napoli, la Juve ha vinto fior di partite giocando male, però portando a casa i 3 punti. Come diceva il buon Trapattoni, alla fine le persone vanno a guardare la classifica, si dimenticano quello che è successo per intorno al campo. E io non mi dimentico, perché stavo allo stadio, come deve essere Antonello, che va anche fuori casa. Cioè, noi siamo stati veramente maltrattati quest'anno. Oh, questo non c'è dubbio. Cioè, che il Napoli, noi siamo stati, no, Massimo, cioè, io Napoli-Genoa ho visto uno che ha alzato la mano e tu hai in alto. Massimo, ma che il Napoli, diciamo, sia assolutamente in credito con delle scelte arbitrali, questo è fuori di discussione. Questo lo dobbiamo dire, anzi hai fatto benissimo che lo hai rimarcato, perché questo è anche un aspetto che va messo nel calderone, no? Perché noi, come certo, diciamo che la squadra non ha giocato bene, dobbiamo anche dire, come giustamente fa notare Massimo, che qualche decisione arbitrale diversa, possiamo dire che ci mancano 9 punti a questo Napoli, non lo so se sono 9, 8, 7, però sicuramente la posizione credo sarebbe stata diversa. E forse saremmo anche meno incazzati noi. Questo lo dobbiamo dire pure, perché diciamo anche l'informazione per poi di prima la dobbiamo fare a 360 gradi, quindi va detto tutto, è fatto bene Massimo a rimarcare questo. Fermo restando che ribadisco, il Napoli è una squadra, io prima che iniziasse la stagione, Massimo lo sa perché ne abbiamo parlato tante volte anche allo stadio, io ero di quelli che pronosticava il Napoli quest'anno che potesse vincere lo scudetto, perché dicevo la Juve ha cambiato allenatore e avrà bisogno di un tempo tecnico per incamerare, cioè, assolutamente, e infatti Massimo ha detto la Juve sta giocando male, l'Inter è stata rifatta di sana pianta, e quindi il Napoli, che aveva invece il vantaggio competitivo di avere un anno già, diciamo, di guida tecnica, con un mercato, non lo dimentichiamo, un mercato oneroso che ha fatto la società, so che quest'anno ha fatto un mercato, ha speso 100 milioni, non sì, poco. Questo lo dobbiamo dire, e la squadra però gioca peggio dell'anno scorso. Questa è una cosa che, diciamo, non si capisce. E su questo torniamo dopo. Invece Massimo, l'altro,
manca una regola, una legge severa sull'utilizzo del VAR? Se sì, cosa andrebbe cambiato? Allora, il VAR il primo anno di utilizzo ha avuto i suoi frutti, diciamo, mentre poi siccome andava un po' a sfavore di qualche squadra, stasera sono in piena sintonia con il collega Insagliato, quindi andava a sfavore della capolista, diciamo, della vincitrice degli ultimi anni, si è cercato poi di cambiare l'utilizzo. Allora, o il VAR viene utilizzato per quello che è stato creato e quindi gli arbitri ne devono usufruire nel momento in cui c'è un'azione dubbia, o altrimenti ritorniamo... Quindi l'arbitro del VAR deve fermare il gioco e chiamare l'arbitro, esatto, di campo? Sì, a quel punto sì, perché altrimenti non ha senso tenere il VAR lì. Io voglio fare una domanda da VAR a Gennaro. Gennaro è il procuratore. Gennaro, procuratore del Napoli, tu a gennaio chi compreresti? Fammi due nomi. Nomi detti così? Un terzino e un centrale, sicuramente, o una punta. Ma trovare terzini di questo periodo libero sicuramente non è semplice. Io penso che in attacco noi siamo messi bene. Non c'è nessun calciatore che a gennaio possa risollevare il Napoli, a meno che non si vada su cifre elevate. Nomi di fantasia che stanno girando? No, non sarebbero sparate a caso, e quindi dopo non ne cito uno perché ce l'hanno riportato. In un però sarebbero, secondo me, va cambiata la posizione di Lozano, che in quella posizione del campo non rende. Questo è un altro tema molto importante. Che io ho fatto ad Ancelotti in una conferenza stampa, perché anche a me Lozano prima punta io non lo vedo. Per me Lozano è un esterno in un 4-3-3. Io glielo chiesi. È un Cagliecon? Sì. Glielo chiesi dopo una partita e lui invece mi rispose che per lui quella è la migliore posizione come prima. Io naturalmente rispetto mister Ancelotti, che ne sa sicuramente più di me, però diciamo non lo condivido. C'è una domanda da casa, scusatemi un attimo. No, a proposito appunto del calcio mercato, può sfatarci quindi il mito di Rabiot al posto di Allan? Stanno parlando di questo scambio possibile, non capiamo se è una bufala o... Anzi, ci scusiamo con gli amici da casa, prendiamo le domande. Però questo nome sta continuando a girare. Io spero che sia una bufala, perché vedendo il rendimento di Rabiot, che è inesistente, prenderlo al posto di Allan sarebbe veramente un suicidio. Volevo fare solo una parentesi sul VAR, se permetti, visto che immaginiamo di fare due chiacchiere al VAR. Sarebbe un'idea quella di mettere ad esempio tre soluzioni a disposizione dell'allenatore, dove decidere quando fermare l'azione, quindi magari un po' come nel basket, come nel football americano. Anche dove in quell'azione l'allenatore si gioca la carta di dire guarda, firma il gioco, la soluzione la devi andare a vedere. Ma molto semplicemente, come diceva Renzo, se si è deciso di, diciamo, istituire, no, uno strumento che, come diceva lui, deve essere uno strumento teso a facilitare il lavoro. Esatto. Per me il VAR deve intervenire anche su una rimessa laterale. Se il segnalino, il guardaline o l'arbitro sbagliano ad assegnare una rimessa, il VAR di riguardo non è di tizio, è accaduto con Napoli Milan. Questo protocollo del VAR, che una cosa la può vedere, una cosa non la può vedere, una cosa la... Forse cioè, per me una limitazione, nel senso, si è deciso, allora, o si fa una cosa oppure levate lo sto VAR e si torna come c'era, come era prima. Io penso che il VAR comunque sia uno strumento valido, ovviamente ci fa arrabbiare quando non viene utilizzato contro, nello specifico, la Juve in alcune determinate soluzioni, però avere a disposizione tre occasioni dove fermare il gioco e decidere la squadra potrebbe essere un'idea. Forse fermarlo sempre sarebbe troppo frammentare il gioco, ecco. Una domanda che vale per tutti quanti. Avete letto sicuramente la Gazzetta titolato Ancelotti ha fallito. Dal vostro punto di vista, a partire da Enzo. Allora, Ancelotti ha fallito per questo Napoli in questo caso. Il suo valore viene riconosciuto immenso, per carità, però se tu sei il migliore lo devi dimostrare poi per chi ti paga nel momento in cui lo sei, e per la squadra che vai ad allenare. Quindi nessuno dirà che Ancelotti è fallito come allenatore o non è più il migliore del mondo, però sicuramente a Napoli ha fallito proprio per una questione di mentalità che doveva portare. Poi puoi anche non averli i risultati, perché noi diciamo tutti quanti che Sarri è stato grande, altrettanto nel tradire poi Napoli, quindi per carità, però perché Sarri non ha avuto i risultati che poteva avere vincendo, perché c'era questa maledetta benedetta Juve, per non dire altro.
però comunque il gioco, quello che poteva fare con la sua preparazione, i suoi schemi, lo ha fatto. Ancelotti doveva portare mentalità, cazzimma, grinta, determinazione, doveva far scagliare i giocatori. Io sto rivalutando Conte, ahimè, che non avrei mai pensato di dirla questa volta. No, però ad Antonello voglio metterci in aggiunta, mai sì. Così male dai tempi di Benitez e Mazzarri. Ti dico la verità, io da Ancelotti mi aspettavo qualcosa in più, ma proprio in virtù del suo palmarès, che insomma fa di lui uno degli allenatori migliori al mondo. Forse mi aspettavo qualcosa in più a livello, come dice Enzo, anche di mentalità. Io l'anno scorso, per esempio, l'eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia col Milan, una partita, o con l'Arsenal, cioè io penso che in quelle partite decisive deve uscire. L'allenatore deve dare qualcosa in più. Io da lui mi aspettavo qualcosa in più, devo dire la verità, anche in termini di calciomercato mi aspettavo qualcosa in più, un po' come no, Benitez. Fermati su questa cosa, perché Massimo, la domanda vale, però con quest'altro aggiunto: a livello di calciomercato non ha avuto le garanzie che si aspettava forse Ancelotti, secondo assolutamente te? No, perché molti non dimenticano, e prima Antonello l'ha detto, il Napoli ha fatto... Dimmi prima se ha fallito e poi mi rispondi. Per me, su questo. Io come faccio a dire una persona se ha fallito, che ancora deve terminare? E se va in Champions, se vince la Champions, come faccio a dire che ha fallito? Se vince la Champions dico che ha fallito, scusa. Rispetto ma posizione... posso mettere se ha fatto, tu dici che no, ha fallito, se vince, perdonami, la Champions. Penso di no. Quindi come faccio a dire se ha fallito? Rispetto alla posizione, stesso periodo, stessa giornata, siamo alla dodicesima, se non ricordo male. Campionato, ha fallito il campionato. No, sì, è quello che scrive la Gazzetta, non lo diciamo. Vabbè, ma la Gazzetta scrive perché c'è la morte con Avelo della Ventis, cioè qua nessuno lo... Cioè, non è una cosa che lo dico sì, io. Sì, lo abbiamo visto lo anche in conferenza stampa. Sempre domande. Forse mi sembra che c'è pure qualche processo in alto. Lo sanno in tutti e lo sanno in tanti. Quindi è inutile nasconderci di certe cose. La Gazzetta naturalmente critica in maniera aspra e forte, perché ogni volta esce una notizia particolare, a quello della Ventis. Però il problema fondamentale, se io oggi dovessi dire ha fallito in campionato, sì, è normale, perché anche io mi aspettavo un Napoli certamente non a queste posizioni. Ma ha fallito la stagione? Ha fallito le stagioni. Se vince la Champions, per me sarà l'allenatore più forte al mondo. Ci porto ogni volta, vado a piedi a Pompei. Lo dico oggi, vado a piedi a Pompei. Quindi non posso dire se Ancelotti ha fallito nel Napoli. Perché c'è ancora una competizione europea che stiamo giocando, e stiamo giocando anche alla grande. Perché non ci dimentichiamo, stiamo facendo una grande Champions noi. Diciamo, la Gazzetta si batte molto sul fatto che sono 6 partite consecutive che il Napoli non porta a casa la partita, 5 di campionato, e che peggio di così ha fatto solo nel 2013. L'abbiamo detto prima, Cavasara, però effettivamente se noi andiamo a vedere queste 5 partite, qualche partita non ce l'hanno fatta vincere. Certo. Allora, due secondi proprio. Un flash perché tocca a lui, dai. È la causa principale di come ha snaturato la squadra, quindi di come siamo combinati, Ancelotti, ma è anche l'unica persona che ci può tirare fuori. Quindi i migliori, i grandi, si vedono nel momento in cui reagiscono, certo. Nel modo in cui stanno. Su questo sono pienamente d'accordo. Lo potremmo vedere presto. Su questo sono pienamente d'accordo con te, Enzo. Vai, Massimo. Sì, purtroppo il fallimento in campionato è sotto gli occhi di tutti. Anche perché comunque i giocatori ci sono, c'erano... Con tutte le attenuanti generiche, se no Massimo mi si arrabbia un'altra volta. No, vabbè, diciamo che nonostante il VAR e tutte le altre cose, comunque il Napoli poteva e doveva dare di più. Perché con il Genova va bene, non c'è stato dato il calcio di rigore, però quella partita va vinta, anche senza calcio di rigore. L'avevi vinto con rigore. Lo so, però appunto... Cioè, però di là del rigore non la vinci. La Juve al limite con una partita ha giocato male, gli danno come la vince. Come diceva sì. Capattu, poi le persone si dimenticano che ha giocato male, si ricordano di più. Sì, questo sì, però se il Napoli giocava come avrebbe voluto De Laurentiis e Ancelotti, avrebbe vinto. Avrebbe vinto nonostante questi errori arbitrali. Purtroppo a volte ci sono gli avversari, ci sono gli altri, ci sono Lo so, però purtroppo... che alla fine lo stato emotivo anche. La domanda. Io penso che se la vediamo dal punto di vista generale staremo qui a parlare della stessa cosa per i prossimi 5 anni, perché se non si cambia la mentalità della gestione, seppur condivisa e dal punto di vista imprenditoriale perfetta del presidente,
non riusciremo mai a vincere quando dobbiamo. Quindi investire di più, pensare un poco meno al bilancio, almeno per un guarda paio come d'anni, si vede, lui ragiona proprio da procuratore. Lui ragiona da procuratore. Se non, Gennaro, penso, tiri un po' l'acqua al tuo mulino. Sei una deformazione professionale, però. Scherzo, chiaramente. Se vediamo le società che vincono, la stessa Juventus, eppure vince solo in Italia, non penso che abbia il bilancio in attivo come ce l'ha in Napoli. Poi la Juve, sai chi c'ha dietro, Sicuramente, questo poi è un altro punto di vista, quindi andremo a vedere il cambio di proprietà e andremo oltre. Però se non si osa un poco, se non si rischia, sarà difficile. Perfetto, adesso parliamo di quello che dovrà succedere. Dopodomani, Enzo, c'è un appuntamento importantissimo, abbiamo un Liverpool che in casa è tosto. È la partita migliore e peggiore, perché è la peggiore per oggettiva forza del Liverpool, che però noi siamo riusciti a battere, poi è chiaro, giochiamo in trasferta, è la partita, come dire, che ti darebbe l'alibi di dire poi proprio con Liverpool dobbiamo giocare e dobbiamo vincere, no, però è chiaro che non possiamo neanche accettare una sconfitta pesante che avrebbe sul morale un ulteriore, diciamo, danneggiamento, però è anche la partita giusta perché ti può consentire, ecco lì, di vedere la voglia proprio di reagire questa volta a prescindere dal risultato. Purtroppo il fatto che le multe dovevano essere giustamente comminate, ma proprio oggi, che era l'ultimo giorno, proprio prima della partita con il Liverpool, purtroppo sono quelle coincidenze che però poi il conto ti viene presentato, quindi se tu non fai delle cose in passato, se non affronti certe questioni, rinnova. A me per esempio la cosa che io difendo De Laurentiis per come è stato un perfetto imprenditore e quindi presidente. Il presidente è imprenditore, non è tifoso, quindi deve fare le scelte da imprenditore e lui le ha fatte perfette per 15 anni. Un po' di rabbia viene quando lui non reagisce al furto dello scudetto dopo Pjanic, Inter, Juve, eccetera. No, e reagisce a scoppio ritardato. Questo è indicativo, Sergio, perché se tu reagisci solo quando rischi di andare fuori dalla Champions e non quando invece ti viene rubato uno scudetto, e allora qualche domanda te la fai. Ma fammi fare una domanda a Antonello Cattivo. Antonio, ma sto a dirle, ma lo vuole vincere veramente lo scudetto secondo te? Ma guarda, io credo che il Napoli quest'anno abbia fatto per la prima volta, ma secondo me no, perché tu hai detto una cosa importante, ha fatto una campagna acquisti onerosa. Sì, ha fatto onerosa, però quest'anno forse il Napoli, io gli imputo, però nel senso buono della parola, cioè non nel senso negativo, gli doveva vendere quei giocatori che avevano mercato, secondo me il Napoli ha fatto un errore in buona fede questa. Cioè per la prima volta il presidente ha fatto una cosa diversa da quella che ha fatto, perché non dimentichiamo che Napoli quando ha venduto Cavani è andato meglio, quando ha venduto Higuain stava vincendo lo scudetto, quest'anno il Napoli non ha venduto i vari Koulibaly, Alla, Lentini e quant'altro, e non è andato bene. Secondo, cioè, però è una cosa fatta, come dire, in un'ottica buona, non in un'ottica cattiva, però è stata una diversità di comportamento e io credo che questo sia stato forse perché onestamente un ciclo, secondo me già dopo Sarri, secondo me un ciclo si era completato. Cioè questi giocatori hanno dato di tutto e anche di più. Più di questo che hanno fatto questi ragazzi, onestamente, che non sono fuori classe, ma sono tutti ottimi giocatori, secondo me non potevano fare. Io non oso immaginare Napoli, i titoli, i tifosi, la curva, vedendo una vendita, anzi una svendita così ampia, a fine campionato scorso, che sarebbe successo secondo te? No, ma poi, e poi che succederà a Liverpool? Guarda, io ti dico subito rapidamente, perché siamo qua ai rush finale, ti dico, sì, comunque siamo... effettivamente Antonello, come ha detto, cioè proprio flash perché abbiamo il Napoli, io sono fiducioso, comunque parliamo del Liverpool, sono molto fiducioso. Massimo? Spero che il Napoli riesca a vincere la partita contro il Liverpool e riprendere il campionato. Il Napoli si esalta nelle partite importanti, quindi sarà... Ok, abbiamo Perfetto. Iniziato negativamente, finiamo positivamente. Esatto, sì, bravissima. Chiudiamo questa prima trasmissione, vi ringraziamo tutti quanti. Veramente, ringraziamo grazie. Soprattutto i nostri ospiti in studio. Vai, Sara. Sì, Enzo Aiardi, Massimo Sparnelli, Antonello Giannetti, ciao a tutti. Massimo Iaquinangelo e Gennaro Falco. Grazie noi a te. Noi ci vediamo lunedì prossimo, 19.35, se sarete. Nuova tematica, noi stessa sempre ora, qui. Ale. Buona serata. We'll be right back.
Questo programma è stato offerto da la Fondazione Maria Guarino Amorollus. Si interessa di ricerca e terapia nelle malattie croniche ed oncologiche con ossigeno-zonoterapia. In ambito oncologico l'ossigeno-zono è una terapia integrativa adiuvante alla chemio, all'immuno, alla radioterapia. Potenzia l'effetto dei farmaci e ne riduce gli effetti collaterali, migliora la qualità di vita e dà una dignità a chi oggi non ce l'ha. Grazie ai medici volontari della Fondazione presenti su tutto il territorio nazionale che gratuitamente prestano la loro professionalità. Tutto ciò è possibile grazie alla ricerca. Aiutaci ad aiutarti, sostieni la ricerca, dona il tuo 5 per 1000. Da soli non siamo niente, ma uniti si può. www.amorollus.com. Noi ci siamo, e tu? Dopo il successo di Bologna e la chiusura della prima fase sul progetto di ricerca Pancreas Ossigeno Zono Cannabis e Melatonina dedicato a Claudio Michele grazie a Ivan Nabissi, iniziamo fundraising sul glioblastoma, ossigeno ozonoterapia, cannabis boswellia e melatonina, dedicato a Stefano e Rocco. Aiutaci ad aiutarti. Sostieni la ricerca con una piccola donazione. Puoi restituire speranze a chi soffre. Vieni a Pozzuoli, pendio San Giuseppe numero 1 e ritira il tuo panettone. Aiutaci ad aiutare. Uniti si può. www.amorollus.com. Cuore di Sfogliatella. Siamo a Napoli in via Corso Novara 1EF e a Napoli piazza Garibaldi 93-94. Telefono 081-285-685. Cuore di Sfogliatella @gmail.com.